Thank you.
Improvvisarci attorno finché non arriviamo dove sappiamo che dobbiamo andare. Cosa che abbiamo fatto con il primo pezzo, che è una composizione magnifica di Simone, che raccoglie in sé, racchiude il senso di questo nostro stare insieme musicale.
si intitola infatti Scioro Romagnolo, perché? Perché se non è romagnolo, come si intuisce anche dallo strumento che suona, è romagnolo e rivendica giustamente, orgogliosamente, le sue radici, perché poi è uno che suona con i cameristi della Scala, che fa i progetti europei di improvvisazione radicale, scrive musica per teatro, insomma ne fa di tutti i colori, però non rinuncia e pone al centro giustamente questa sua romagnolitudine, al fatto della sua identità anche musicale. Lo Scioro è una musica invece, come tutti sapete, che viene dal Brasile e della quale io mi sono innamorato 30 anni fa e è diventata una specie di mia bandiera. E quindi l'idea di mettere insieme lo Scioro romagnolo è un po' il senso di quello che faremo d'ora in avanti. Adesso momentaneamente ci spostiamo, invece suoniamo l'unico pezzo. E adesso no, che c'è già l'unico pezzo della serata che è scritto invece da un jazzista. Un grande contrabbassista che si chiamava Charlie Hale. Il pezzo però in realtà è un bolero, è una magnifica melodia di con assonanze sudamericane e infatti si intitola Our Spanish Love Song. Charlie Hale.
Thank you.
faremo anche oggi, solo che il show con cui abbiamo iniziato è appunto, l'ha spiegato benissimo Gabriele prima, è un show che prende spunto dalla nostra radice, mentre il show con cui concludiamo adesso è un show autentico, nel senso che appartiene alla sua terra, alla terra da cui proviene, che è il Brasile, è una composizione fantastica di un fisarmonicista polistrumentista brasileiro che si chiamava Sibuca, che ha scritto questo pezzo dedicato a Tom Jobim, che si chiama Un Tom Pra Jobim, dal gioco di parole del titolo. È un pezzo particolarmente così, che desta una certa positività, ottimismo, cioè di vivere, che è anche uno degli anni dei brasiliani, no? Uno dei due, poi c'è lo Saudade, che è un'altra storia. Questo è uno di quelli che sta nella sfera della felicità, della gioia, e lo dedichiamo, mi sembra di capire, a gioco forza, molta forza. Allora, lo dedichiamo a Benedetta, che è la figlia di Claudio, che abbiamo visto un video straordinario, ci ha mostrato Claudio oggi, in cui Benedetta balla, la bimba balla con questa gioia, ascoltando questa musica che sarà anche allegra, ma è molto articolata. Quindi, insomma, viva la musica quando resta questo tipo di energia nelle anime pure, come può essere quella di questa bimba. Ce lo dedichiamo. L'unica patente, I'm going to go to the hospital.
Thank you.